Chi ha conosciuto Luigi Bonfanti, Gigi per gli amici, racconta di un personaggio che ha del leggendario per quella passione che lo ha reso autorevole nel motorismo storico in Italia e all'estero. Grazie a lui, il nome Bonfanti è riferimento internazionale nel restauro di auto d'epoca da oltre mezzo secolo. Nato nel 1930 a Bassano del Grappa, figlio dell'architetto Francesco Bonfanti, nel 1955 entra all'Alfa Romeo presso il servizio assistenza clienti. Cultore e proprietario di Alfa Romeo storiche, quando ancora il collezionismo italiano era agli albori, trasforma il suo interesse in professione. La frequentazione di progettisti del calibro dell'ingegner Garcia, Chiti, Bizzarini, Nicolis, Sezza, Raffa e di collaudatori come Sanesi, Bonini e Moroni contribuiscono alla sua preparazione. Il suo primo restauro, una Lancia Lambda Torpedo del 1928, risale al lontano 1962 e segna l'inizio di una lunga serie di interventi affrontati affiancato dal suo esperto capo officina Antonio Berto. In pochi anni, la concessionaria Alfa Romeo di Bassano, della quale nel frattempo diviene titolare, si trasforma in ritrovo di un manipolo di appassionati collezionisti, coloro che nel 1960 fondano il CVAE, Circolo Veneto Automoto d'Epoca, secondo in Italia dopo Roma. Nel 1982, ceduta la concessionaria, dà vita al Bonfanti Garage, alle porte della città. Alla sua prematura scomparsa, gli viene dedicato il Museo dell'Automobile Bonfanti Weimar. Corre l'anno 1990 quando Francesco Bonfanti, primogenito di Gigi, allora 24enne, decide di dare continuità all'attività fondata dal padre. Nel tempo, prosegue con l'espandere il core business centrato sul restauro di Alfa Romeo anteguerra, abbracciando anche altri marchi prestigiosi come Ferrari, Lancia, Isotta Fraschini, Porsche, Maserati, Aston Martin, oltre a case automobilistiche oggi scomparse. Esemplari firmati dai maestri Touring, Zagato, Pininfarina, Castagna. Accoglie clienti dagli Stati Uniti alla Russia, dai paesi nordici all'Europa meridionale, trasformando Bonfanti Garage in riferimento internazionale per l'autentico restauro, nonché luogo di culto e di approfondita conoscenza dell'auto storica. Qui si incontrano collezionisti ed appassionati di tutto il mondo. Il suo è un mestiere che ha del viscerale, fatto di scrupolose analisi, complesse ricerche e di una fitta rete di contatti che spesso si trasformano in grandi amicizie. Restaurare, per lui e per la sua affiatata squadra, significa immergersi nel contesto storico per comprendere la vettura nella sua unicità. Conoscerne profondamente ogni dettaglio, rispettando le caratteristiche progettuali e di produzione nelle loro forme, nei colori, nei materiali e nello stile. La sua esperienza è frutto di oltre 30 anni di restauri e consulenze, di messe a punto e messe su strada, di confronti e soluzioni sviluppate, realizzate ed applicate per i clienti di Bonfanti Garage, oltre che nelle cariche che ricopre, tra cui il ruolo di consigliere nel direttivo di un prestigioso club, per il quale organizza raduni ed eventi, il ruolo di commissario tecnico, che lo porta ad analizzare nel dettaglio le auto storiche, che, superato l'esame, ottengono l'omologazione, il ruolo di organizzatore e speaker ad importanti manifestazioni nazionali ed internazionali. Tutti questi contatti e le migliaia di vetture che tratta giorno dopo giorno gli hanno permesso di consolidare, radicare e maturare un immenso bagaglio di conoscenze motoristiche che mette a disposizione dei suoi clienti e di tutti gli appassionati, mosso da un motore di emozioni assolutamente unico, l'auto storica.